La mia vita sognata è uno spettacolo tratto dalle poesie di Antonia Pozzi, una giovanissima poetessa italiana, nata nel 1912 e morta suicida nel 1938. Quindi una poetessa ragazzina, una giovane donna che però fu molto impegnata nella sua brevissima vita. Perché la mia vita sognata? Perché in realtà la stessa Antonia Pozzi nei suoi diari parla di questa sua vita sognata che non si è potuta realizzare del tutto, tanto che un suo canzoniere, cioè una parte delle sue rime, fu intitolata appunto La vita sognata. Poi lei parla della propria vita sognata, quindi ho ritenuto opportuno omaggiarla in questo modo. E Antonia Pozzi fu una personalità veramente straordinaria. E da una parte una ragazza nata in una famiglia benestante milanese, il padre avvocato, la madre di origini nobili. Dall'altra una giovane molto intraprendente per quel periodo, che appena entrata all'università si legò all'ambiente antifascista di Banfi, col quale si laureò in estetica con una tesi su Flaubert. E i suoi primi versi risalgono a quando lei aveva appena 15 anni e quindi fino a 26 anni, l'anno in cui lei decise per varie delusioni amorose, anche perché sentiva incombente quello che sarebbe successo all'Italia e all'Europa con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, decise di terminare la propria vita in una pozza di acqua gelata a Chiaravalle. Il 3 dicembre del 38. I suoi versi.